Faremo delle linguine con pomodoro, acciughe e poi metteremo delle scaglie di pistacchio sopra. Quindi utilizzeremo una carota a pezzettini, aglio e cipolla. Faremo soffriggere, poi metteremo le acciughe, le faremo sciogliere, aggiungeremo il pomodoro, sale, pepe e fino alla cottura. Da parte faremo le linguine e poi mescoleremo il tutto. Allora abbiamo messo cipolla, aglio, carote, sedano, le quattro acciughine che faremo sciogliere completamente. Praticamente, ecco, siccome una persona mi aveva chiesto, alcune persone mi hanno chiesto come fai a fare i video che poi li... Ecco, si fanno così. Facciamo dei pezzi di video. Man mano che andiamo avanti con la cottura, con la preparazione, poi si uniscono. Si unisce con un programma, si può mettere la musica. Allora, questi sono i pomodori. Qui c'è il pistacchio già tritato. Qui ci sono le nostre linguine. Appena il soffritto è pronto e le acciughe sono sciolte, metteremo i pomodori. Aggiungeremo anche un cucchiaino di zucchero ai pomodori per l'acidità. Abbiamo messo l'acqua per la pasta, aspettiamo che bolle, mettiamo il sale, buttiamo giù le nostre linguine. Ecco. Il sugo, come ho detto, sta cucinando. Ok, allora invece qui mia moglie ieri ha fatto la ciorba, che è un piatto rumeno, la ciorba di pollo. Ecco, non so se vedete, c'è il pollo. Poi c'è una pasta, c'è un tipo di pasta, ed è fatto col borscht. Ecco, anche questa ricetta è nel gruppo delle ricette. Abbiamo messo la nostra pasta, le nostre linguine in padella, in cui precedentemente abbiamo messo un pezzettino di burro, e quindi adesso faremo finire la cottura in padella con il nostro sugo. Abbiamo terminato la nostra ricetta, abbiamo messo un po' di prezzemolo, adesso lo impiattiamo e lo guarniremo con delle scaglie di pistacchio. Buon appetito a tutti e alla prossima ricetta.